do le indicazioni, ti do gli stampati, te riempio le cose perché tu in quel momento non leggi, non vedi, non capisci, non credi, non... sei una merda, se usate una parola forte, consentitela, e stai là. In questo caso è calda la puzza è pure fredda, non funziona, non c'è nessun, questo è il vero problema. Allora un po' di pausa. E l'altro suggerimento, non pensare di fare tutto da solo, non puoi, quando c'è la malattia devi stare insieme, è solo stando insieme che riusciamo. Quindi noi abbiamo il punto di vista, l'occhio del paziente, questo è il nostro punto di vista, ci saranno altri punti di vista, però noi rappresentiamo un contatto, rappresentiamo strumenti per aiutarci a superare le barriere. L'handicap, quando sta in carrozzella, c'è una marea di... Io da piccolo ci ho dato un po' di coglione, tanto per cambiare. Io, sapete che mi ricordo? Mi ricordo, no? Quando uno... Io mi ricordo, non era tanto il fatto che ci avevano pietà. Chi se ne frega, poi partito. Non era quello. Quello che mi faceva incazzare, quello che mi distruggeva, pur essendo piccolo, era l'emarginazione. Essere emarginale. Che stai fuori dal bordo del campo, che parlano di organizzare la nuova partita, che parlano di andarci, solo ero ragazzino, e tu sei fuori, sei completamente fuori. Allora, le barriere non sono architettoniche, le barriere architettoniche sono un aspetto, ma tutte le altre barriere che ce l'hanno, il timore, l'assistente del mio medico di base, la signora Carmen, persona dolcissima, quando la donna dice, Carmen, mi servono le cose, sai, io c'ho, no? Perché la parola leucemia, sì, va bene, tanto lei c'ha, neanche me lo fa dire, tanto si spaventa, neanche me lo fa dire. Allora noi abbiamo bisogno di spazi di libertà e abbiamo bisogno di saper guardare. Prego, signora. Noi abbiamo bisogno di saper guardare ciò che ci fa paura. Non dobbiamo assolutamente. Dentro il filo. Questo è Biancherone, che è un modo per stare insieme. Perché spesso abbiamo scelte e noi stiamo in mezzo a pericoli, dobbiamo prendere delle decisioni, per esempio evitare errori, abbiamo gli imprevisti. Questa è la diapositiva che cammina di più nei commenti, la do ai professori e gli ricordo: cari medici, cari curanti, uno di noi che deve prendere la decisione, a cominciare dal consenso informato, che è una protezione per la struttura, non per noi, noi che ci giriamo intorno, questa è la nostra posizione. Quando io ho dovuto cambiare la molecola, le pillole, perché alcune pillole non funzionavano, qua ho dovuto firmare il consenso informato. Aspetta, ma devo rispondere perché è una paziente. Pronto? Posso andare avanti? È una paziente perché siamo in riunione, siamo tra pazienti, ti faccio partecipe, c'è... Questo invece dei due ne usa sette. C'è l'associazione ONLUS, Airone Bianco, e questo no, Bianco due ne usa, otto di Tom Tom. E quindi siamo in riunione quando qui... dicevi prima io ne uso due, la... e lui dice ne usa otto. Così è sicuro che arriva. Okay. Quindi... Abbiamoci... Biancherone, per questo motivo c'è posto per tutti, sto andando alla fine. Qua sono
sono un convegno a Comitato Nazionale di Ricerca Roma nel 2007, 300 persone che venivano da tutto il mondo. Era un convegno che parlava dell'oncologia, dei problemi dell'oncologia nei paesi emergenti e roba del genere. E anche qua ho fatto sempre lo stesso discorso. E come le perle, no? Che poi alla fine una tira l'altra perché la gente capisce e si aggrega. Qua la nostra cena sociale, questa sono una piccola parte di rappresentanza, però no, tutti insieme. Qua è l'associazione a cui partecipa anche il professor Nuzzo, che si raccoglie. Gabriella saluta tutti comunque, sì. Una paziente che voleva partecipare. Sì, grazie. Qua abbiamo avuto il premio proprio per la diffusione, per il messaggio di diffusione. Qua abbiamo fatto un convegno sulla comunicazione. La comunicazione è fondamentale, perché noi tutti viviamo di isolamento. Dobbiamo sapere sempre perché, quando, come, no? Dove siamo, a che punto della terapia, perché facciamo questo. Questo abbiamo fatto dei corsi per infermieri e medici. Questa è la cena. Quello che vedete qua, queste sono due volontarie, Maria e Stefania. Queste sono due, no, Lori. Questo è il professor Cantore. Il professor Cantore è un professore emerito che praticamente è conosciuto a livello internazionale, europeo, perché ha una sua terapia specifica, un suo protocollo di cura per il tumore al pancreas. Ci siamo riuniti a cena perché il giorno dopo eravamo, allora stare insieme, cenare insieme, a parte che mi sono strafogato, la glicemia il giorno dopo stava alle stelle. Qua abbiamo fatto un convegno a Macerata, come vedete ci stanno persone che anche qua presenti, e sempre cantori, altri intorno, e là però a questo punto sto avviando la conclusione. Cosa vuol dire stare insieme? Stare insieme per sconfiggere il cancro nelle sue varie dimensioni, ad iniziare da quelle invisibili. Le dimensioni invisibili sono quelle che ci distruggono, quelle che rodono all'interno, perché tu vorresti dire ma non lo vuoi dire, perché non ti senti capito, non ti senti accolto, vorresti, ma rimani isolato. Stare insieme significa questo. E vi dico esattamente quello che facciamo, è quello che vorremmo fare insieme a voi. Dialogare, chiacchierando, stare insieme informando, osservando, cenando, facendo le gite, aiutando, promettendo, ma soprattutto mantenendo e facendo. Questo è il nostro decalogo di lavoro. Stare insieme è la sola via per sconfiggere il cancro. Questo è il nostro divertimento. E vi ringrazio per l'attenzione e per quello che potete fare. Grazie. Grazie, grazie a voi. Grazie. Grazie. Grazie.